Welcome back sul canale Giochi Corsali, io, Ambro, oggi iniziamo qualcosa di speciale. Iniziamo la campagna del Teschio Rosso. La iniziamo in modalità esperta. Per la prima volta porto su questo canale una partita, e quindi perché poi questa sarà una campagna, in modalità esperta. Chi affronterà questa campagna? Due trepidi eroi. Quindi, oltre a essere esperta, giocherò anche due eroi. Come si dice, un double-ended. I due eroi in questione sono War Machine e Iron Man. Un team-up. Tant'è che poi nei loro mazzi metterò anche la carta team-up di questi due personaggi. Questi due personaggi, Iron Man, che sarà giustizia, e War Machine, che sarà offensiva, affronteranno la campagna di Teschio Rosso. Ma prima di iniziare, prima di vedere il mazzo del primo criminale che affronteremo, che è Crossbone, vi ricordo di iscrivervi al canale Giochi Corsari, cliccare sulla campanellina, così almeno non vi perderete nessuno di questi 5 fantastici scenari che andremo ad affrontare in questa campagna. Iniziamo subito a vedere il mazzo del criminale. Eccoci qui, pronti a leggere il diario della campagna, ok? Modalità campagna l'abbiamo già vista nello scorso video, negli scorsi video, quelli della campagna del Titanofall, quindi di Thanos. Come funziona? Questa volta però lo faremo in campagna esperto. Se i giocatori desiderano un'esperienza di gioco più impegnativa per la loro campagna, l'ascesa del Teschio Rosso include tutto ciò che serve per giocare una campagna in modalità esperto. Le regole andiamo a vedere. Adesso, subito. Alcune istruzioni di preparazione e di vittoria sono precedute dalla dicitura solo campagna esperto. I giocatori dovranno ignorare queste istruzioni a meno che non stiano giocando una campagna in modalità esperto. Noi non le ignoreremo, noi le useremo. Andiamo a pagina 17 e vediamo cosa vuol dire fare una modalità in campagna esperto. Non facciamo spoiler dell'ultimo fumetto e leggiamo. Ecco qua. I giocatori che desiderano un'esperienza di gioco più impegnativa possono usare queste regole. Set campagna esperto. Esistono 4 set di incontri contrassegnati come campagna esperto. Ogni set contiene le stesse 4 carte in convenza con il dorso delle carte giocatore. Queste carte possono essere aggiunte al mazzo del giocatore durante una campagna. Ovviamente si aggiungeranno per delle sfortune che avremo. Le carte in questione sono Algoritmo di Zora, Emergenza Medica, Legge Marziale, Propaganda Anti-Eroi. Sono 4 incombenze con una serie di sfortune. E tutte però possono essere eliminate dal gioco, cioè scartate, sono eliminate, scartate, ok? All'inizio di una campagna a ogni giocatore viene assegnato un numero da 1 a 4 nel diario della campagna e a ogni set campagna esperto è a sua volta numerato da 1 a 4. Quando a un giocatore viene richiesto di aggiungere al suo mazzo una carta dal suo set incontri di campagna esperto, quel giocatore dovrà prendere la carta corrispondente al suo numero dal set. Quindi il giocatore 1 sarà War Machine e il giocatore 2 sarà Iron Man. Danni persistenti, altra regola della campagna esperto. Nel giocare la campagna d'ascesa del Teschio Rosso in modalità esperto, ogni giocatore deve notare nel diario della campagna i suoi punti finita rimanenti dopo aver vinto una partita. Questo determinerà i punti finita di partenza di ogni giocatore nello scenario successivo. Se un giocatore ha un valore di punti ferita superiore al suo valore di punti ferita base, annoterà invece su punti ferita base nel diario della campagna. Le istruzioni di preparazione di ogni scenario offrono ai giocatori l'opportunità di aggiungere al proprio mazzo una incombenza casuale dal loro set campagna esperto per curare la propria identità fino al suo valore massimo di punti ferita. Se un giocatore viene sconfitto nel corso di uno scenario, che i suoi compagni di squadra riescono poi a vincere, il giocatore sconfitto non partecipa ad alcuno dei passi di vittoria previsti per quello scenario. Quindi tutte le ricompense di vittoria non ci saranno per quel giocatore. Tuttavia, può riunirsi ai suoi compagni di squadra per lo scenario successivo, aggiungendo al proprio mazzo una carta incombenza casuale del suo set esperto, per curare la propria identità fino al suo valore massimo di punti ferita. Incombenze nei mazzi dei giocatori. Le incombenze nei set campagna esperto hanno il dorso della carta giocatore. Eccole qua. Perché sono destinate a essere aggiunte ai mazzi dei giocatori, ma restano comunque carte incontro, quindi carte del criminale.
Quando un giocatore pesca un'incombenza dal suo mazzo, deve immediatamente mettere in gioco quella carta nella sua area di gioco. Non pesca una carta per sostituire questa incombenza. Quindi una carta in meno e la metto subito in gioco. Queste incombenze rappresentano le conseguenze delle scelte del giocatore. Di conseguenza, appunto, queste incombenze conseguenze di conseguenza, soltanto il giocatore che possiede l'incombenza nella sua area di gioco potrà usare la sua azione alter ego per occuparsi di quella carta. Ottimo. Ok, allora, diario della campagna. Identità primo giocatore, War Machine. Identità secondo giocatore, Iron Man. Poi andremo a vedere. Iniziamo col primo scenario, dove affronteremo Crossbone. Ovviamente anche il criminale sarà in modalità esperto, che adesso andremo a vedere. Ma iniziamo prima di tutto a leggere il classico fumetto di inizio. Torre degli Avengers. Avengers, rispondete. Qui è Nick Fury dello Shield. Il progetto Pegasus è stato attacco. I soldati dell'Hydra hanno sedato la struttura. Direttore Fury, cos'è che non va? Crossbone è al comando. Abbiamo bisogno di voi laggiù, subito. Capitano America, dia ai tuoi uomini di resistere, Fury. Gli Avengers sono in arrivo. Bene. Scenario 1, Crossbones. Crossbones ha attaccato la struttura del progetto Pegasus sui monti Adirondack con un piccolo esercito dell'Ida. I soldati dello Shield, di stanza sul posto, combattono disperatamente per proteggere la struttura, ma stanno per essere sopraffatti dall'assalto Blitzkrieg dell'Hydra. Per impedire a Crossbones di catturare le armi sperimentali sviluppate nei laboratori Pegasus, c'è bisogno del vostro aiuto. Come è formato il mazzo del criminale, che adesso lo vedremo subito. Preparazione. Ogni giocatore annota la propria identità nel diario della campagna che compare in quarto del portiere di questo regolamento. Questa qua. I giocatori non possono cambiare identità nel corso della campagna. Questo è quello che noi abbiamo. Ok? Il mazzo del criminale è così composto. Da Crossbone, 2 e 3, perché stiamo giocando in modalità esperta. 2 di trama, 2 di attacco, 14 punti ferita per giocatore, mentre Crossbone possiede un'aggiunta arma sotto che tengono perforante. Quando liberata, cerca nel mazzo di incontri la pila degli scarti, la mediatrice di Crossbone segnala a Crossbone. Quindi la prima cosa che faremo è andare nel suo set e mediatrice di Crossbone verrà liberata. Eccolo qua. Nella sua versione 3. 2 di attacco, 2 di trama, 3 di attacco, 16 ferite al giocatore. Rivela, quando rivelata, rivela una carta alla cima del mazzo delle armi sperimentali, che adesso andremo a vedere. Un mazzo particolare che rimane al di fuori del mazzo del criminale e sono 4 aggiunte che danno al criminale cose molto molto forti. Più un attacco, più l'attacco, più una trama, protezione e ritorsione e così via. Poi abbiamo il mazzo appunto di Crossbone, 3 set modulari che sono Legioni dell'Idra con la nostra cara amica Madamida, Maestro d'armi, perché Crossbone è un maestro delle armi, di qualsiasi tipo di arma, Assalto dell'Idra con una serie di gregari e un'insidia, il set standard che conosciamo benissimo. In più il set esperto, perché se giocando esperto vanno inserite anche queste 3 carte esperto, che sono molto forti. Poi guardiamo cosa dice qua. Il contenuto ha 3 trame principali, Crossbone, crea il mazzo delle armi sperimentali e colloca accanto alla trama principale. Quando viene rivelata, riveliamo una carta dal cima del mazzo delle armi sperimentali. 3 per giocatore, 1 in più. Poi ce ne sono altre che pian piano vedremo, sperando di non vederle in realtà. Però questo è l'inizio. Ovviamente in più vengono aggiunti anche le 2 incombenze dei nostri eroi. Ma passiamo adesso a vedere i mazzi degli eroi, per l'appunto. Mazzi degli eroi. Iniziamo da James Rhodes War Machine, un intervento di attacco e di difesa. Le sue carte del set, che sono le sue 15 carte. Aspetto offensiva. Abbiamo 2 poteri dell'offensiva: Audacia, Thor, Hulk, Spider-Girl, arte del combattimento,
3 prepotenza, 2-3 colpo perforante, 3 assalto implacabile. Carte base con energia, forza, Spider-Man Miles Morales, Mimo, Blade, 2 contro il mondo che è la carta team up con Iron Man per l'appunto, Eli Velivolo e doppia pausa pranzo. Mentre Iron Man, eccolo qua, il nostro Tony Stark, 2 di intervento, 1 di attacco, 1 di difesa. Le sue carte del set, che sono un sacco di migliorie. Aspetto, giustizia. Quindi, 2 potere della giustizia, 1 determinazione, Quake, Spider-Man, Peter Parker, Wiccan, sotto sorveglianza, intuizione eroica, 3 volo agile, 3 interferenze ricorrenti. Uno in un modo o nell'altro e uno per la giustizia. Carte base, forza, energia, genialità, Iron Heart, Nick Fury, Queen Carrier, doppia resistenza fisica e la carta del team up. Iniziamo subito questa partita. Iniziamo a sistemare il campo. Allora, prima di tutto, quando rivelata cerchiamo la mitragliatrice. Eccola qua. Utilizzo 2 gettoni per giocatore, quindi sono 4 gettoni. Quando Crossbone ti attacca, scarta rimuovi un gettone munizione da questa carta e scarta una carta sulla mazza di incontri. Subisce una montata di danni indiretti, quindi che possiamo assegnare a chi vogliamo tra gli alleati e il giocatore. Pari a nulli con il potenziamento e dà più 0 attacco. Quindi l'abbiamo fatto a 3 segnalini di munizione, lui ha 14 ferite per giocatore, quindi ne ha 28, ecco qui. E gliene mettiamo qui. Quando rivelate, riveliamo una carta alla cima del mazzo delle armi sperimentali, quindi mischiamo questa, ne riveliamo una, più uno trauma, più un attacco. Assegna il criminale, spendiamo uno per il tipo di risorse e scartiamo questa carta come azione eroe. Ok? Quindi ha 0 iniziali. Mischiamo il mazzo degli incontri. Fatto. I nostri due amici. Il primo giocatore è James Rhodes. Ha 10 ferite. Eccole qua. Tony invece ne ha 9. Primo giocatore qui. Abbassiamo un po', se no non ci vediamo e riusciamo a farlo. Mettiamo qua. Mischiamo il mazzo di James Rhodes. Peschiamo fino ad arrivare a 6. Quindi, cannone da spalla. Prepotenza. Pausa pranzo, raggio repulsivo, telaio migliorato e arte del combattimento. Allora, il cannone da spalla è fortissimo, il telaio migliorato è fortissimo, terrei anche arte del combattimento e scarterei i restanti 3 per pescare. Bunker delle munizioni, fortissimo, Iron Man che non servirà. E Spider-Man. E questo è James Rhodes. Invece, Tony Stark, mischiamo il suo mazzo. Qua. Peschiamo fino ad arrivare a 6. Subito di fianco. Quindi, interferenze ricorrenti, pugno supersonico, guanti a energia, Nick Fury, resistenza fisica, interessante, e per la giustizia, quindi anche qua teniamo Nick Fury, quanti energia e resistenza fisica, scartiamo altre 3 carte, peschiamo fino ad arrivare a 6 con scarica repulsiva, interferenze ricorrenti e Quake. Bene, possiamo iniziare.
Per prima cosa direi che usiamo due risorse. Non so, vabbè. Usiamo due risorse per giocare bunker delle munizioni. Azione alter ego, esaurisci il bunker delle munizioni e colloca due gettoni munizioni su questa carta. Quindi, due gettoni munizioni. Poi, azione di James Rhodes, non ancora. Prima facciamo un'altra cosa, usiamo due risorse per giocare cannone da spalla che esaurisce, togliamo un gettone e fa un danno. Azione di James Rhodes, questa fa parte del suo set, la rimestiamo nel mazzo. Adesso facciamo diventare War Machine. A questo punto, sono scartato. Devo anche scartare altre cose del suo set, ma direi che va bene così. 5 segnalini, 1, 2, 3. 4, 5 segnalini che mettiamo qua sopra. Azione eroe, esaurisci e facciamo un danno a un nemico, quindi un danno a lui va 27. Attacchiamo per 2 e va 25. Tony Stark. Vediamo cosa riusciamo a fargli fare. Sicuramente deve fare delle migliorie. Quindi, prima la sua azione. Guarda tre carte dal cimitero mazzo, aggiunge una alla tua mano e le altre le scartiamo. Quindi, War Machine, guanti di energia e in un modo o nell'altro. Secondo me è molto interessante tenere questa. Anzi, vediamo un po', no. Teniamo i guanti di energia, scartiamo queste. Questo perché? Adesso, 1, 2, 3, iniziamo a usare due risorse. Questa non so. Con due risorse giochiamo guanti a energia, che è una miglioria. Poi, Tony Stark diventa Iron Man. Con tre risorse, una per tipo, scartiamo l'exotuta. Adesso, attacca di uno e fa danno a un nemico, quindi due danni in tutto e manda 23 crossbones. War Machine, pesca fino ad arrivare a 5. Terra bruciata. Erivelivolo. Lancia missili. 2 contro il mondo. Interessante. Raggio repulsivo. E ripristina. Iron Man, limite di carte 1 più 1 per le migliori, quindi 2. Teniamo in mano resistenza fisica e peschiamo scarica repulsiva. Ripristiniamo. A questo punto, fase del criminale, due minacce sulla trama principale. Crossbone attacca War Machine. Interazione obbligata, quando ti attacca rimuovi un gettone. Quindi rimuoviamo un gettone, scartiamo questa carta, fa un danno e ci fa un danno. Andiamo a 9. A questo punto ci attacca di 2, noi non difendiamo più 1, 3. Andiamo a 6. Su Iron Man fa la stessa cosa, toglie un gettone, quindi va a 2. Gira la prima carta, sono 3, non male, va a 6. Poi Iron Crossman ci attacca, noi non difendiamo, 2,
4, andiamo a 2. Carta incontro, carta incontro. Prima carta incontro di qua. Il criminale trama, quindi trama di 2. Irrobustisci il criminale, se non puoi farlo puoi invece 3 danni. Quindi è robusto, quindi 2. Più robusto, quindi questa va 4 su 6. Ok. Di qua invece abbiamo un amico che è saltato il cilindro dell'idra, 4 ferite, 1 di trama, 1 di attacco. Dopo che è saltato il cilindro ha effettuato un attacco non difeso contro di te, scatta un supporto che controlli. Ecco, quindi abbiamo un amichetto. Si passa al primo giocatore di qua. Per prima cosa facciamo un danno nemico e lo facciamo sul soldato incendiario. Ci trasformiamo in Tony Stark. Guardiamo le prime 3 carte, Stark Tower, sotto sorveglianza e Wincant. Allora, prenderò quasi quasi Wincant, che è molto forte. Prendo Wincant. Queste le scartiamo. Uso 2 risorse per giocare Wincan. Wincan interviene di 1. Si fa un danno conseguente. Fa 2 danni a qualcuno. Li faremo qua al soldato incendiario dell'Idra. A questo punto Tony si cura di 3. Va a 5. Tocca a War Machine. Esaurisce il bunker per prendere altri 2 gettoni. Cannone da spalla fa un danno al soldato incendiario che ci lascia. A questo punto, War Machine attacca di 2. Anzi, prima di attaccare i 2, uso un gettone per ripristinare il cannone a spalla. A questo punto, il cannone a spalla lo tappa per fare un danno e togliere il robusto a Crossbone. War Machine attacca di 2, manda Crossbone a 21. Uso tre risorse per fare 2 contro il mondo. Team up, Iron Man War Machine, ci sono. Azione eroe, cerca nel tuo mazzo una migliore tecnologia e mettila in gioco. Cerchiamo una miglioria tecnologia e la mettiamo in gioco. La miglioria tecnologia, cosa potrebbe essere? Abbiamo una, questa che ci dà per gli eventi, che non è per niente male. Ci dà risorse, un'altra che ci dà risorse, quindi o questa o quella che ci dà risorse. Direi che quella che ci dà risorse. Quindi mettiamo il micro cannone da guanto in gioco, che genera una risorsa jolly per un evento War Machine e mette un gettone. Ovviamente noi abbiamo tenuto un evento War Machine, no. Oh, scusate, visto che dobbiamo fare questo, teniamo un evento War Machine, che era già possibile, se no è inutile quello che stiamo facendo. A questo punto dice anche ripristina Iron Man War Machine, ripristinati. Bene, qui abbiamo attivato 2 contro il mondo. A questo punto usiamo microcannone da guanto per generare una risorsa jolly per un evento War Machine. E collocare un gettone, quindi siamo a 7. Questa dice rimuovi un gettone munizioni, dice 4 danni al nemico. Quindi rimuoviamo questo e facciamo 4 danni a Crossbone, che va a 17. Dopodiché, War Machine interviene di 1? Sì, dai, almeno va a 2p. 2. A questo punto
Tony pesca fino ad arrivare a 6. Interferenze ricorrenti. Volo agile. Armatura Mark 5, ottimo. Determinazione. Reattore Arc e intuizione eroica. Ripristiniamo. War Machine pesca fino ad arrivare a 5. Fuoco automatico. Microclone da guanto. Colpo mirato. Energia e prepotenza. Ripristiniamo. Due minacce sulla trama principale e andiamo a 4. Crossbone si attiva contro Tony Stark, trama di 2 più 1, 3, quindi questo che ha 6 viene risolta. Nel cuore della struttura del progetto Pegasus, gli agenti dello SHIELD combattono disperatamente per impedire al leader di impossessarsi della gemma della realtà costruita al suo interno. Giriamo. Quando liberata, rivela una carta sulla mazza della disperità. Mescoliamo. Ne ha una per giocatore, quindi ne ha due. Eccoci qui. Mescoliamo. Voilà. Riveliamo la prima. Assegna criminale. Dopo che il criminale con questo aggiunto è attaccato e danneggiato, scarta una carta alla tua mano. Più zero attacco. Va bene. Ci stava. Adesso. Quindi qua ha fatto contro War Machine, attacca. Quando attacca, toglie un gettone e rivela la prima. Fa due danni e andiamo a 4. A questo punto Crossbone ci attacca, Wincan difende, 2 più 0 più 0, 3, via Wincan. Carta incontro, una per Tony e una per War Machine. Tony, quando è rivelata, scegli se subire due danni oppure collocare una minaccia sulla trama principale. Ci metteremo una minaccia e andiamo a 3, è un caro amico bombaroso, 2 di ferite, 1 di attacco, 1 di trama. War Machine, legioni dell'Idra. Se Madame Idra non è in gioco, cerca nel mazzo degli incontri una pila degli scarti Madame Idra e mettila in gioco impegnata con te. Poi mescola il mazzo degli incontri. Colloca 2 minacce aggiuntive su questa carta per ogni nemico Idra in gioco. Quindi, andiamo a cercare Madame Idra. Qui non c'è, quindi andiamo a cercare nel mazzo Madame Idra, che è molto forte. Eccola qui, mescoliamo. Mentre, allora, 2 di trama, 2 di attacco. Dopo che Madame Idra ha tramato o attaccato, colloca 2 minacce sulla trama secondaria Legione dell'Idra. 6 ferite. Mentre la trama secondaria Legione dell'Idra è in gioco, Madame Idra non può subire danni. Quindi prima bisogna togliere Legione dell'Idra, che entra con 3 più 2, 2 e 2, quindi 6, quindi 9 in tutto, che sono tantissimi. 5, 3, 8 e 1, 9. Ok, adesso, primo giocatore è War Machine. Iniziamo a fare delle cose sensate. La prima cosa sensata è giocare il microguanto da cannone per mettere un gettone che andiamo a 7 su War Machine e giocare colpo mirato. Intervento, rimuovi un gettone munizione War Machine, rimuovi 3 minacce da trama. Via, 3 minacce da Legione di Poi, usiamo 2 risorse per giocare un altro micro cannone da guanto. A questo punto, cannone da spalla fa un danno al bombarolo, rimuoviamo un gettone, fa un altro danno al bombarolo, rimuoviamo un gettone, quindi il bombarolo viene sconfitto. A questo punto interviene di uno War Machine. Vediamo cosa riusciamo a fargli qua. Abbiamo uno da qua.
A questo punto, Tony Stark attiva. Usa la sua abilità. 1, 2, 3. Non male. Anche più 1 punti ferita e riceve aereo. Prendiamo gli stivali a razzo. Scartiamo il resto. Con una risorsa, togliendo una minaccia per la principale, perché giochiamo determinazione, giochiamo gli stivali a razzo. E riceve più 1 ferita Tony Stark e Vassai. A questo punto, un po' difficile la scelta, ma secondo me dovremmo fare così. Quindi queste ne servono due risorse. Queste servono. Sì, servono due risorse per questo. E niente, andiamo all'altro. A questo punto. Iron Man. Scartiamo. Esaliamo gli stivali, scartiamo una risorsa mentale. Siamo diventati aerei. Con tre risorse giochiamo volo agile. Visto che abbiamo fatto aereo, rimuoviamo 5 minacce dalle trame in gioco. Quindi ne rimuovo 4 da qua, e questo va a 2. E una da qua con volo agile. A questo punto Iron Man interviene di 2 per togliere le legioni dell'Idra. Togliendo le legioni dell'Idra, a questo punto, come azione eroe, il nostro caro amico War Machine usa il microcanone della spalla e un'altra risorsa per fare, togliendo 4 gettoni, 8 danni a un nemico, quindi 8 danni a Madame Idra. E 2 passano per sopraffazione a Crossbone, che va a 15. Madame Hydra viene sconfitta. Danni, perché siamo in aereo, a Crossbone, che va a 13. Un altro danno a Crossbone che va a 12. Ripristiniamo. Anzi, no, War Machine diventa. Anzi, ne faccio un altro danno con il cannone di spalla, quindi va a 11. E poi diventiamo James Rhodes, che come azione può scegliere una carta del suo set e metterla. Direi che la carta che usiamo sarà il fuoco automatico, molto forte, e la meschiamo. Sempre come azione alter ego mettiamo 2 gettoni qui sopra. Mi è finito tutto. Bene, ripristiniamo e peschiamo fino ad arrivare a 6. Quindi telaio migliorato, audace, colpo perforante, assalto implacabile, mimo e assalto implacabile per 2. Iron Man ripristina, ha 2 migliorie più 1-3, quindi pesca fino a 3. Energia, Elmo Mark 1 e Queen Carrier, molto forte. Fase del criminale, 2 minacce sulla trama principale e andiamo 3 su 12. Il criminale attacca Iron Man. Iron Man, prima di tutto, l'utilizzo della mitragliatrice. Ci fa un danno. Andiamo a 5. Mitragliatrice viene sconfitta. Crossbone ci attacca di 2. Se difendiamo, cosa succede? Sì. Iron Man difende di 1 più. Quindi fa 4 danni, fa 3 danni, andiamo a 2.
Quindi dice, dopo che il criminale con questa giunta ti ha attaccato e danneggiato, scarta una carta dalla tua mano. E scarteremo, non so, il Queen Carrier. Sì, scartiamo il Queen Carrier. Ok. Contro di James, trama, 2, 4. Quindi andiamo a 7. Carta in contro per James. Allora, prima doveva fare James, vabbè. E carta in contro per Aaron, intanto non cambia niente. Allora, è sempre 2, sempre 2. Ok. Il criminale trama, 2. Se sei nella sembianza di eroe, il criminale attacca dopo questa attivazione. Non siamo una sembianza di eroi, quindi va molto bene. Quindi 2. Quindi andiamo a 9 su 12. Dobbiamo togliere un po' di minacce. Impulso. Esaurisce la tua identità. Siamo già esauriti, quindi. Carta impulso. Assalto di Crossbone. Crossbone si attiva contro il giocatore che ha sconfitto questa trama. Più 1 di accelerazione. Ok, cambia il primo giocatore. Innanzitutto direi che possiamo fare un danno al criminale e lo mandiamo a 10. Poi usando due energie giochiamo anche l'elmo Mark 5. Azione eroe, rimuoviamo una minaccia da una trama. La rimuoviamo da qua. Poi ci trasformiamo in Tony Stark. Non attiviamo la sua, anzi, attiviamo la sua abilità. Pugno supersonico, resistenza fisica. Stivali a razzo, quindi teniamo in mano la resistenza fisica, anzi no, teniamo in mano sì la resistenza fisica. Resistenza fisica in mano. James Rhodes. Vediamo un po' cosa riusciamo a fargli fare. Un po' di cose. Sì, per prima cosa il bunker va a 4 segnali di munizione. James Rhodes fa come azione di mettere una carta che è il colpo mirato all'interno del mazzo. Poi con 3 risorse, curiamo prima. Ci curiamo e andiamo a 7. War Machine. 1, 2, 3, 4, 5 segnalini munizione. Tre risorse di cui ha audacia, quindi facciamo un danno al criminale, che va a 9. E giochiamo. Anzi, l'audacia la teniamo, che ci serve per dopo. Quindi lui a 10, ma tanto lo utilizziamo. Giochiamo Mimo. Mimo stordisce il nostro caro amico Crossbone. Mimo interviene di 1. Quindi ciò cosa vuol dire? Che qua ne mette 3, 6, 7, ne mettiamo 3, va a 10. Dobbiamo togliere ancora qualcuno in più.
però va bene così. Usiamo due risorse, tra cui ecco appunto adesso Audacia, quindi manovra, per togliere quest'arma sperimentale, che la scartiamo. Poi, cannone di, da spalla fa un danno a Crossbone e lo fa per... fa 6 danni, perché ne ho 5 sopra, lui fa un danno, ne tolgo uno, un danno, ne tolgo un altro, un danno, ne tolgo un altro, sono 6 danni in tutto. E mandiamo a 3 il nostro caro amico Crossbone. Tony, tieni in mano resistenza fisica e pesca fino ad arrivare a 6. Spider-Man, potere della giustizia, scarica repulsiva, volo agile e un altro volo agile. E ripristina. War Machine, pesca fino ad arrivare a 5. Potere dell'offensiva, colpo perforante, pausa pranzo, colpo mirato e fuoco automatico. Ripristiniamo. Fase del criminale, 3 minacce sulla trama principale, quindi siamo a 10. Il criminale si attiva contro Tony, trama di 2 più 1 tra, quindi questa passa. La fuga, leader si è impossessata della gemma dell'infinito e Crossbone ordina la ritirata, dovete fermarli prima che riesca a fuggire. Quando rivelata, rivela una carta dal cinema delle armi sperimentali, se è completata perdiamo. Ne ha 2 per giocatore iniziale e va fino a 10. Quindi riveliamo una carta, rischiamo, questa che è caduta, voilà. Assegna al criminale più un attacco, quando il criminale con questa aggiunta attacca, l'attacco ottiene distanza. Spendiamo come al solito le risorse per toglierla. Contro di War Machine dovrebbe attaccare il maestro dito, quindi non fa niente. Carta incontro qua e carta incontro qua. Prima su Tony, razziare l'armeria, incitazione 1, quindi una minaccia sulla trama principale. Scarta carta dalla cima del mazzo degli incontri, si chiama scarta un'aggiunta arma di vela con la carta. Quindi vediamo un po' l'aggiunta arma. E questo è un gregario, questa è un'insidia, altra insidia, un gregario, un altro gregario, solo gregari, un'insidia, un gregario, un'altra insidia, aggiunta armatura e non è arma, trama secondaria, insidia, gregario, arma, ecco qua, era l'ultimo, poteva anche non esserci, tanto segnalina accelerazione permanente sulla trama principale. Assegna criminale, quando il criminale con questa aggiunta attacca, l'attacco tiene distanza, un altro primo di attacco. Quindi mescoliamo il mazzo degli incontri, questa viene scartata, mescolato, giriamo su War Machine, Legioni dell'Idra, il nostro caro amico. Allora, qui andiamo a prendere Madame Idra, la mettiamo in campo, dove sei? Madame Idra, ok, sono 3 più 7 minacce perché sono 2 i nemici Idra, Crossbone e Madame. Mescoliamo il nostro turno. Primo giocatore è War Machine. Per prima cosa, War Machine prende 4 segnalini munizione, micro cannone da guanto, uso colpo mirato, quindi aggiungo un segnale di munizione che userò per questo, muove 3 minacce da una trama e le rimuoviamo da qua, quindi questa va a 4. Poi vediamo se possiamo fare
in realtà. Anzi, no. Sì, cioè, non so. No, queste qua le lasciamo, perché possiamo fare una cosa molto interessante dopo. Quindi, ne aveva 7, gliene lasciamo 7. Quindi 5 e 2, 7 gliele lasciamo. Con queste 3 le togliamo da qui, dalla fuga. Che ci piace togliere da lì, che è molto meglio. Questo punto con una, due risorse, poi quella fa, con due risorse togliamo il fucile laser. Allora, questa ci vuole l'energetica, quindi togliamo questa. No, però ci vuole l'energetica, togliamo l'energetica. Ok, perché abbiamo usato un potere dell'offensiva, il colpo perforante. E quindi togliamo come azione eroe il fucile laser. Poi Mimo interviene di uno e toglie qua. Queste le teniamo. Tony Stark, è la tua volta, Tony. Tony attiva la sua abilità. Uno, due, e tre. Ah, vabbè, sì, ovviamente con la machine fa qualcosa, tipo attaccare. Attacca crossbone che va a forza, Pepper Potts e due contro il mondo. Prendo forza. Due, uno, e tre. Uso 5 risorse per giocare Spider-Man. Cosa fa Spider-Man? Dice che dopo che hai giocato Spider-Man dalla tua mano, rimuovi 3 minacce per giocatore da una trama secondaria. Quindi nuovo, 3 minacce dalla Legione del Leader, che viene sconfitta. A questo punto rimuovo 2 minacce dall'assalto di Crossbone, che dice che Crossbow si attiva contro il giocatore che ha sconfitto questa trama, quindi trama di 2, perché io sono in forma alter ego, 4. Ok. Poi utilizzo una risorsa per giocare resistenza fisica su Tony e andare a 5. Tony si cura di 3 e va a 8. Diventa Iron Man. Iron Man scarta una carta col simbolino risorsa mentale. Grazie ai stivali diventiamo aerei. Rimuoviamo una minaccia dalla trama principale grazie a Elmo Marca e facciamo 2 danni. Anzi no, facciamo 2 danni, sì, a Crossbone. Voilà, che va a 0, quindi passerebbe. Rivela una carta alla cima del mazzo degli sperimentali, l'ultima. Assieme al criminale, il criminale con questa aggiunta ottiene ritorsione 1. Ok, quindi la ritorsione 1, più un attacco, 3 di attacco di qua e 32 ferite. A questo punto, sempre come azione eroe, guanto dell'infinito. Guanto dell'infinito. Come azione eroe, microcanone da guanto, più un'altra risorsa per fare fuoco automatico. Quindi metto una munizione, siamo a 5, ne tolgo 4 per fare 8 danni, quindi 6 a Madame Hydra e 2 a Crossbone. E quindi Crossbone va a 30 e Madame Hydra ci saluta. Ok. Questo punto usiamo sempre il cannone da spalla per fare un danno a Crossbone, che va a 9, a 29.
Siamo così. War Machine pesca fino ad arrivare a 5. Colpo mirato. Hulk. Prepotenza. Forza. E Blade. Ripristina. Iron Man pesca 1, 2, 3, 4, queste sono le cose tecnologia, quindi pesca fino ad arrivare 4 e ripristina. 1, carta incontro per noi, mescoliamo. Quindi, genialità, in un modo o nell'altro, potere della giustizia. Forza, 1, 2, 3, 4, stop, ci fermiamo così. Tre minacce sulla trama principale. Fase del criminale. Su Crossbone, attacca qua War Machine, Mimo difende. 3, 4. Se il criminale, se sei nella sembianza eroe, il criminale ti attacca dopo questa attivazione. Quindi. E non facciamo ricevere carte, quindi Mimo è stato sconfitto. Ci attacca per 3, soli 3, quindi andiamo a 4, li prendiamo. Su Iron Man attacca, difendiamo, pensiamo un attimino. 3, 4, sì, Spider-Man difende. Quindi 3, 4, 5 danni, via Spider-Man. Carta incontro, qua, carta incontro, qua che va in coda. Prima carta incontro. Irrobustisci il criminale, se non puoi farlo, fagli ricevere, curare 3 danni, sì, diventa robusto. Iron Man, la prima carta. Quando rivelata, sei stordito. Infliggi un danno al tuo eroe, 2 danni se invece eri già stordito. Quindi siamo a 7. Altra. Impulso esaurisce la tua identità. Quindi, impulso. Colpo rapido. È un amichetto. Andiamo a 5. Va bene. Adesso, primo giocatore è Iron Man. Per prima cosa, gioca in un modo o nell'altro. Quindi, andiamo a cercare. Una trama secondaria nel mazzo e la riveliamo. Questa non è male. Personale all'angolo. Quando rivelata, scarta una carta alla cima del mazzo di incontri, colloca una minaccia aggiuntiva su questa carta per ogni carta in potenziamento con l'icona che visti qui. Ne ha 4 in tutto, mettiamo qua con le sue belle 4 minacce, però io pesco 3. War Machine, interferenze ricorrenti e pugno supersonico. Ok, quindi l'azione di questa qua possiamo farla dopo. Prima di tutto, possiamo anche scartare una carta per fare... Scartiamo War Machine e siamo in modalità aerea. Questo è un'azione di attacco che farebbe 2 danni a soldato, ma sono stordito, quindi tolgo stordito. Poi... Microgranate da guanto di War Machine, usato come risorsa, che mi dà una munizione, per giocare un colpo mirato e togliere 3 minacce dal personale all'angolo. Quindi rimuovo questo e ho 3 minacce da Elmo Mark 5 mi fa rimuovere una minaccia, visto che sono in aereo, da ogni trappola. Quindi una da qua, quindi queste crisi, va via, e una da qua e va due. Così mi piace moltissimo. Due risorse di forza per giocare interferenze ricorrenti.
Rimuovi due minacce al terreno principale più X dove lo stadio 3, quindi 5 minacce. Via. Usiamo il cannone da spalla per fare un danno a Crossbones e non lo ripristiniamo, direi. Anzi, potremmo quasi ripristinarlo, ma no, lo teniamo così. Sì, lo ripristiniamo togliendo un segno di munizione. A questo punto uso due risorse di genialità per fare 4 danni, 8 danni perché sono un tratto aereo a Crossbone, quindi 8 danni lo porta a 21, che non è poco. Penso se rimanere così o curarmi. Rimango quindi là, sul trama di 2 solo. Ah, ovviamente io prendo un danno per ritorsione, perché è un'azione attacco. E no, divento Tony Stark. E un danno anche lui per ritorsione. E un danno attacco, quindi sì. Va bene. War Machine. Vediamo cosa succede. Fa un danno grazie al colonna a spalla al soldato. Anche se potrei tenere il soldato perché è trama 0. Trama 0, dopo potrebbe tramare di tantissimo o di pochissimo. Allora, facciamo così. Prima di tutto, con due risorse, giochiamo Hulk. Hulk decide che con 3 di attaccare il criminale. Quindi, dopo gli sposti indicati dopo che Hulk ha attaccato, quindi 3 danni a lui e va a 18. Hulk attaccato, danno conseguente, danno di ritorsione e giriamo la prima. Energia, fa un danno a ogni personaggio, quindi un danno qui, un danno noi andiamo a 3, un danno qua andiamo a 2 e un danno a lui andiamo a 17, che non è male. Poi utilizziamo una risorsa per fare anche Blade. War Machine attacca il soldato che muore. Con la spalla lo utilizziamo? No, non lo utilizziamo. Stiamo fermi così. Tony, tieni il potere della giustizia in mano, pesca fino ad arrivare a, sai, Tyranert, Pepper Potts, due contro il mondo, scarica repulsiva e Nick Fury, ripristina tutto. War Machine pesca fino ad arrivare a 5, 1, 2, 3, 4, 5, pelo. Spider Girl, terra bruciata, potere d'offensiva, fuoco automatico e Thor. Ripristiniamo. Qui, pam pam pam. 3 minacce sulla trama principale. Crossbow si attiva con... Ah, qui ha un altro danno in più in realtà, perché si è fatto grazie alla carta, alla sua abilità. Allora, 3 li abbiamo messi. Crossbow si attiva contro Tony. Trama di 2, 2, quindi andiamo a 5 su 10. Control Machine attacca, Hulk difende, attacca di 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bene, Hulk ci ha salutato, carta incontro qua, carta incontro qua, prima, quando rivelata alter ego questa carta ottiene impulso, voilà, un soldato incendiario dell'Idra che abbiamo già visto, un amichetto per Tony.
Carta incontro invece per War Machine. Guardia, quando è sconfitta distribuisce una carta in prima volta anche lui nell'amichetto con guardia. Si cambia il primo giocatore. Vediamo cosa riusciamo a fare di interessante per prima cosa. Dovremmo togliere anche in realtà lo scudo di energia, perché sennò è un dramma. Quindi la prima cosa da fare, secondo me, è togliere lo scudo di energia. E serve per togliere lo scudo di energia questi due che vanno benissimo. Con 2, una mentale e un'energetica, tolgo lo scudo di energia. E fino a qua ci siamo. Poi, che era quello che ci importava. Uso 2 risorse. Con 2 risorse per potere dell'offensiva giochiamo Spider Girl, che dice che possiamo confondere, estordire un nemico, confuso e stordito, qua, Blade, attacca soldato dell'Idra, per 2, usiamo una risorsa fisica per non farlo morire, gli altri 2 glielo fa Spider Girl. Ok, quindi viene sconfitto e distribuiamo una carta incontro a noi stessi. Fatto. A questo punto un danno lo stesso lo facciamo qua al soldato del War Machine. Riusciamo a togliere 5 di qua, vediamo un po'. Sì, secondo me sì, riusciamo a togliere 5. Possiamo provarci, ma direi di sì. War Machine diventa Roz. Scegliamo una carta del nostro set. Tanto adesso si mischiano tutte. Però vogliamo pescare fuoco automatico. Ovviamente le mescoliamo. Mettiamo 2 segnalini munizione sopra il bunker, recuperiamo 3, andiamo a 5. Tony Stark. Tony Stark, per prima cosa, recupera 3, andiamo a 6. Poi attiva la sua abilità. 1, 2, 3. Prendiamo sotto sorveglianza. 2 risorse, giochiamo sotto sorveglianza sopra la fuga, che aumenta di 4 il limite della trama. E questo è già molto ottimo. Poi giochiamo 2 contro il mondo. Quindi cerchiamo una tecnologia nel mazzo. Questo è forte. Anche questo qua, 6 punti feriti, non è male. E anche quello che ripristina, no. La mettiamo in gioco. Armatura, Mark, 5. Ricevi più 6 punti feriti. Quindi il totale è 9, più 7 sono 16. Noi siamo a 12 in questo momento. Non è per niente male. Ecco qua, ci siamo sistemati un po' bene. Questo lo mettiamo qua. Questo è mescolato, ripristina Iron Man e l'identità, quindi lui viene ripristinato. Iron Man, scartiamo una risorsa mentale per gli stivali e prendere a questo punto, rimuoviamo la minaccia da ogni trama e quindi va a 4. Ne rimuoviamo altre 2. E andiamo a 2. E poi il nostro caro Guanti fa 2 danni a Crossbone, che lo manda a 15.
Fatto. Peschiamo fino ad arrivare a 6 qua. Quindi 2 le abbiamo. Carte incontro, dopo diventerà un po' difficile per il nostro caro James Rolfe, ma ci proviamo. Quindi sono già 2 carte incontro qua. Però si spera che il turno dopo riusciamo a sconfiggere Crossbone, se stiamo stringiamo un attimo i denti. Quindi peschiamo. Qua abbiamo mescolato. In mano abbiamo colpo perforante e fuoco automatico. Vedete, già qua sono un sacco di danni. Assalto implacabile, raggio repulsivo, Iron Man, ancora una, Spider-Man. Ottimo. E viene ripristinato tutto qua. Iron Man pesca. 1, 2, 3, 4, 5 carte. Interferenze ricorrenti. Resistenza fisica. Wincan. Determinazione. Energia. Ottime 5 carte. Ripristiniamo. Quindi queste le mettiamo così. Ok? Fase del criminale. 3 minacce sulla trama principale, quindi andiamo a 5. Su, in questo momento, 14 perché abbiamo sotto sorveglianza. Contro, si attiva contro James Ross. Trama, 2. Irrobustisci il criminale. Beh, 2. Quindi andiamo a 7. Contro Iron Man, attacco di 3 e Spider-Girl difende. 3, 4, 5, 6, 7. Ui, un sacco. Grazie Spider-Girl. Via. Carta incontro, quindi. Altra carta incontro, siamo a 3 su James Rhodes e se le risolviamo. Una su Iron Man. Prima su James Rhodes. Un amico, un soldato dell'Ilia. Questa va bene. Poi, ogni gregario Hydra impegnata con un eroe attacca quell'eroe. Ogni giocatore che non è stato attaccato in questo modo cerca nel mazzo degli incontri e aprire gli scarti un gregario Hydra. Allora, quindi, a questo qua tanto doveva attaccarmi e mi toglie. Eh sì, allora, ritorniamo un attimo indietro. Quando attivato contro Iron Man, doveva attivarsi anche lui che si toglie. Adesso si può attivare in realtà. Quindi lui attacca, quindi ogni giocatore che non è stato attaccato in questo modo, ok, quindi attacca quell'eroe, pam, un danno, andiamo a 11, dovremmo scartare un supporto ma non ne abbiamo, abbiamo solo migliorie, quindi ottimo. Poi ogni giocatore che non è stato attaccato in questo modo cerca nel mazzo degli incontri e aprire gli scarti un gregario Hydra, lo mette impegnato sotto il suo controllo, quindi andiamo a cercare il mazzo di incontri, una cosa, un gregario, sappiamo quale gregario vogliamo, questo qua, che ha colpo rapido e non ci attacca, ottimo. Ultima carta incontro, un altro amico, ci sono un sacco di amici, va bene. Carta incontro di Iron Man, guanti potenziati. Arma sperimentale. Dopo che il criminale con questa aggiunta è attaccato e danneggiato, scarta una carta. 0. Ok. Primo giocatore diventa Iron Man. Per prima cosa io toglierei questa arma sperimentale. E ci servono uno di questi e uno di questi. Quindi spendiamo queste risorse, una fisica e una mentale, quella mentale e determinazione che è Jolly. Quando la spendo, tolgo questo e togliamo i guanti potenziali. E fino a qua ci siamo. Poi giochiamo con 2 risorse. Wincan. Wincan interviene di 1 sulla trama principale e ci permette di rivelare una carta da qua e fare un danno dove vogliamo. Il danno che vogliamo farlo è quasi sicuramente su questo soldato degli. Anzi, no, un danno lo facciamo a Crossbone, così noi togliamo servizio, il busto. A questo punto, togliamo una minaccia dalla trama principale e va a 4. Facciamo un danno a un nemico, che potrebbe essere per l'appunto il soldato dell'Idra.
interveniamo di due sulla fuga. Così almeno siamo abbastanza fermi, direi, no? Anche perché Crossbone è a 15. Dobbiamo cercare di fargli più danni possibili, ma adesso in qualche modo glieli faremo. Per esempio, per prima cosa, usando cosa? Niente, rimanendo fermo bello così. Anzi, questo danno qua lo facciamo direttamente a Crossbone, posso farlo. Quindi va a 14 Crossbone. Speriamo di giocare un po' più in modo intelligente. James Rhodes si cura di re e va a 8. Non ha azioni, non ha carte nel suo set, quindi non possiamo farlo. Diventiamo War Machine, sono 5 i segnalini munizione che abbiamo, quindi 1, 2, 3, 4, 5. E usiamo anche bunker per arrivare fino a 7. Ok, utilizziamo un micro cannone da guanto per giocare raggio repulsivo che rimuove un gettone ma che prendo dal micro cannone che fa 4 danni al nemico e 4 danni li facciamo al soldato dell'idra, ovviamente ci dà una carta incontro. Poi vediamo quanti danni riusciamo a fare. Ne facciamo 8, 11, un po' di più. Ne facciamo 8 più 3, 11 più 2, 13 e 14.000. Ok, allora riusciamo a sconfiggere adesso. Prima cosa. Micro cannone da guanto ci dà un gettone munizione, ok? Per giocare un evento che è fuoco automatico. Fuoco automatico scartando, beh, direi, se io lo penso. Dice, rimuovi 4 gettoni, 1, 2, 3, 4 e fai 8 danni a un nemico. 8 danni a Crossbow, che va a 6. Ok, adesso con due risorse giochiamo colpo perforante. Tre danni al nemico e togli anche perforante, ma tre danni al nemico va a tre. Cannone alla spalla fa un danno, anzi continuiamo, prima di tutto. Lei fa due danni al soldato dell'idra. E uno glielo fa il cannone, così noi l'abbiamo tolto. Cannone ovviamente ripristina togliendo un segnalino munizione. Fa un danno a Crossbone, toglie segnalino munizione, ripristina. Un altro danno a Crossbone, toglie segnalino munizione e ripristina. Ultimo danno a Crossbone, toglie segnalino munizione e ripristina. Quindi tutto questo per togliere tutti i danni a Crossbow. Potremmo ancora fare un danno di qua e di là, ma per adesso War Machine e Iron Man hanno sconfitto Crossbow. Guardiamo le condizioni di vittoria. Ogni giocatore sceglie una migliore tecnologia dal set campagna Hydra e la aggiunge al suo mazzo. Sono quattro in tutto differenti e io ho scelto per Iron Man scanner tattico, preparazione, quindi va messa in campo all'inizio. Scarta questa carta e rimuovila dal diario della campagna. Pesca 5 carte. E per War Machine, stimolatori di adrenalina, tecnologia, preparazione. Anche questa viene messa in campo subito. Scarta questa carta e rimuovila dal diario della campagna. Ripristina il tuo eroe e cura gli 5 danni. Poi, annotare nel diario della campagna il nome di ogni aggiunta sperimentale del gioco. Tutte, che sono tutte entrate in gioco. Solo campagna esperto. Annotare nel diario della campagna i punti ferita rimanenti di ogni identità, nonché eventuali carte aggiunte al mazzo. Queste qua sono le carte aggiunte al mazzo. 11 per Iron Man, 8 per War Machine.
questi due birbantelli sono riusciti a sconfiggere Crossbone. Anche se è arrivato all'ultimo stadio della sua trama principale, se la sono cavata molto molto bene, direi. Sono riuscita a uscirne con un punti vita totali alti, che ci serviranno poi per il prossimo scenario. Ovviamente adesso, come sempre, vi ricordo di commentare sotto questo video se avete dubbi, domande, perplessità, ansie, angosce. E vi ricordo che la prossima volta, secondo scenario, affronteremo sempre con War Machine e Iron Man un nuovo criminale che è l'uomo assorbente. Quindi non perdetevi il prossimo video. Ciao a tutti!